Ciao a tutti, oggi parliamo del Kobo Aura H2O, modello scelto sia da Feltrinelli che da Mondadori come dispositivo di punta per le rispettive librerie online. Il Kobo Aura H2O è un'evoluzione del precedente Kobo Aura HD. Presentato nell'ottobre del 2014, questo Kobo Aura H2O ha un display che si mantiene da 6 a 8 pollici, ma con una migliore risoluzione di 1430x1080 pixel. A differenza del suo predecessore, porta con sé anche una certificazione IP67 che lo rende impermeabile per un massimo di 30 minuti. Ma vediamo come si comporta. Partiamo dalla costruzione. I materiali sono materiali plastici con una finitura plastica che, come vedete, trattiene molto le impronte. C'è un solo tasto fisico, che è quello di accensione e spegnimento, e uno sportellino che serve per l'ingresso della scheda SD e per la ricarica e il collegamento USB. Ma andiamo dalle principali caratteristiche. Allora, le dimensioni sono 179x129 per 9.7 di spessore, pesa 233 grammi. Il display è un display touch screen da 6 e 8 pollici, carta e ink, con risoluzione di 1430x1080, 265 dpi. La luce è una tecnologia che Kobo chiama Comfort Light, ha una connettività BGN e una porta micro USB, la memoria è da 4 giga e può essere espansa con schede micro SD fino a 32 giga. Come detto, ha la certificazione IP67 per l'impermeabilità. Per quanto riguarda i formati, legge tutti i formati più diffusi, dagli EPUB, EPUB 3, PDF, MOBI, legge i JPEG, le GIF e vari tipi di immagine. Come testo legge i TXT e gli RTF oltre che gli HTML, legge anche i formati dei fumetti e supporta gli Adobe DRM. Lasciamo per un attimo il dispositivo da parte e concentriamoci sulla confezione, che è quanto di più classico si possa trovare. Quindi c'è la sua scatoletta, unicamente un cavo USB griffato Kobo e un po' di documenti che spiegano come settare il Kobo al primo avvio. Torniamo a vedere il dispositivo. Allora, il dispositivo adesso è in stand by. Il tempo di accensione è questo. Questo è il libro che c'è in lettura, ma prima di andare a vedere come si visualizzano i libri in lettura, diamo uno sguardo veloce in menu. Il menu è qui, come vedete vi dà la luminosità, la percentuale della batteria, il wifi che funziona abbastanza bene e le impostazioni. Per quanto riguarda le impostazioni, c'è l'account, che può essere settato un account Kobo, ma c'è anche la possibilità di settare un account Feltrinelli, data e ora, lingua, la connessione wifi, la sincronizzazione degli aggiornamenti che vi danno la possibilità di sincronizzare tutti i libri acquistati da Kobo con tutte le applicazioni per iPad, per computer, eccetera. Lo standby e lo spegnimento vi dà la possibilità di settare dopo quanto tempo il dispositivo può andare in standby. Lo screensaver vi dà la possibilità di scegliere una copertina grande o piccola quando il dispositivo è in standby, con la possibilità di indicare la percentuale di lettura. Per quanto riguarda le impostazioni di lettura, le impostazioni di lettura sono quelle classiche della Kobo, con la possibilità di scegliere se andare avanti e indietro in questo modo, oppure se dare più spazio all'avanti e meno all'indietro, oppure sopra e sotto. C'è la possibilità di mostrare il numero di pagina se l'EPUB lo supporta, e in questo caso questo dispositivo è impermeabile, la possibilità di localizzare le gocce d'acqua che rendono più facile la pulizia. Le beta features sono Sudoku, il browser, giochi, cose, roba che io non ho mai utilizzato. Per quanto riguarda le informazioni sul dispositivo, il dispositivo monta l'ultimo firmware disponibile, che è la 3.15.0.
direi basta, di impostazioni non c'è moltissimo altro. La parte del desktop, come vedete, ci sono tutti i libri letti più recenti, dal più recente. Si va poi nella libreria, che la libreria può essere ordinata sia per ebook che per anteprime scaricate dallo store Kobo, collezioni che sono delle subdirectory dove noi possiamo organizzare i libri, e articoli di pocket che possono essere visualizzati mediante la connessione wifi. La cosa interessante è che i titoli possono essere mostrati tutti, solo quelli in lettura, quelli non letti o quelli terminati, e l'ordine può essere visto per lo letti di recente, per autore, per titolo, per dimensione di file, per tipo di file. Ma veniamo a quello che è la parte più interessante, vediamo come sono visualizzati i libri. Andiamo da un libro a caso, come vedete La chiave di Dante. Questa è la visualizzazione che io ho fatto, con minimizzazione dei margini, con un carattere abbastanza piccolo per sfruttare il display da 6 e 8. Ma vediamo le impostazioni che ci sono. Vabbè, intanto c'è questa impostazione che ci permette di scorrere l'EPUB avanti e indietro a seconda di dove vogliamo andare. Possiamo anche andare all'indice, se l'indice è supportato, e richiamare un capitolo, cosa normalissima. Vediamo quanto tempo ci mette ad aprire il capitolo, eccolo qui. Quello che è abbastanza interessante è la gestione dei font, la gestione dell'interlinea e dei margini e delle giustificazioni. Ci sono anche delle impostazioni avanzate che riguardano la dimensione del carattere e lo spessore. Niente di così trascendentale in realtà. Ci sono poi le annotazioni, il dizionario. Per quanto riguarda le annotazioni è abbastanza agevole utilizzarle, basta tenere premuto, viene evidenziata la parola, al che si attiva il dizionario nella parte sopra, o se noi vogliamo possiamo modificare la parte da selezionare, la possiamo per esempio evidenziare, oppure possiamo aggiungere una nota. Che altro da dire? Di particolare interesse su questo Kobo è ovviamente la luminosità, l'illuminazione, che al buio funziona abbastanza bene, visto che il display ha comunque una tecnologia carta, il bianco è abbastanza bianco, il nero è abbastanza nero, e quindi con una luce diurna, comunque con luce ambientale, non dovrebbe servire particolarmente l'illuminazione, ma al buio vi dico che funziona bene. In definitiva, questo Aura H2O è quanto di meglio può offrire la Kobo. Il display con un'ottima risoluzione e la piacevole retroilluminazione rendono agevole la lettura e non stancano la vista. Il plus dell'impermeabilità rendono il Kobo utilizzabile anche in situazioni dove altri lettori soffrirebbero. Che dire quindi, se dovessi consigliare un lettore consiglierei questo. Grazie per avermi visto, buone letture a tutti. Meglio se sono thriller, meglio se sono i miei.